scopriremo tra poco chi sarà. È stato invito Liuka Jefimoska. Liuka, a salire sul palco. Liuka, can you come, please? Thank you. Ed iniziamo quindi a premiare la sesta classificata. Eccoci qua, è la nostra Miss Mascotte appena eletta, sarà la nostra madrina, la nostra valletta. Quindi iniziamo con la prima finalista, ricordiamo, ultima possibilità per le ragazze. Quindi prosegue nel percorso di Miss Italia la numero 10, Banana Rizzi Pepic. Complimenti, sesta classificata. Eccola qui, complimenti, 29 anni, arriva da Bresimo ed è la prima finalista di oggi. E per premiare la quinta classificata chiamerei Enrica Pallaver. Sei pure qui vicino a me. E quindi Miss quinta classificata è la numero 4, Ilenia Danieli, complimenti! Perfetto, così va bene! Allora, vabbè, già metto io. E Miss quinta classificata Ilenia Danieli. Continuiamo con Roberto, high stylist, eccolo qui per High Fashion di Mezzano. Caro Roberto, grazie per il tuo lavoro. E sono due fasce, perché al quarto posto due pari meriti con lo stesso punteggio, e quindi vediamo chi prosegue nel cammino a Miss Italia. Quindi prosegue con la fascia di Miss Bimatch, quarta classificata, la numero 8, Martina De Biasi, complimenti. Quindi prima delle due ragazze, emozionata Martina, eccola qui, Martina De Biasi, 18 anni, di Trento, Miss Bimatch. Complimenti Martina. Ancora al quarto posto troviamo anche la numero 12, Veronica Meretta, complimenti Veronica. Prego Roberto. Veronica Beretta, 18 anni, di Riva del Garda. Complimenti, saliamo sul podio. Per premiare la terza classificata chiamiamo Margherita Giovannelli. Prego, terza classificata a Mezzano è la numero 7, Claudia Barelli, complimenti Claudia. Eccola qui, Claudia Barelli, terza classificata. Prego Claudia, la tua passerella. Chiamo la fascia. Bene, sono i nostri fotografi, ci si dividono. Eccolo qua. E per premiare la seconda classificata chiamiamo Elisa Scalette e Nicolò Simoni.
siamo sul podio, la medaglia è quella d'argento. Miss Bellezza Rocchetta, quindi il titolo di seconda classificata va alla numero 2, Elisa Toller. Complimenti. Eccola qui, Elisa Toller arriva da Bulgaria ed è Miss Bellezza Rocchetta seconda classificata. Complimenti anche ad Elisa. Facciamo l'applauso anche a lei. E siamo davvero sul podio per premiare la prima. Chiamiamo Francesca Guadagnini, Gioielleria Bellotto, Ivano Rossinger, prego venite pure qui, assessore al turismo, e Mario Warler, presidente del consorzio delle manifestazioni di Mezzano. Vogliamo fare un saluto? Mario? Mirko? Ivano? No, io volevo salutare Mirko, ecco, io volevo salutare Mirko, è l'ex presidente del comitato che per anni ci ha seguito, ci ha aiutato, ci ha sostenuto, quindi un saluto anche a lui. Però Ivano... A parte il piacere di vederti ogni anno, io spero veramente che il palcoscenico di Mezzano porti fortuna a qualcuno di loro, tutto qui. Grazie. Benissimo, allora diamo pure la fascia e la corona e venite qui vicino a me, giurati, Francesca, con il meraviglioso gioiello offerto da Bellotto. Ci siamo, la fascia, bravo, bravo assessore, faccio vedere la fascia, Miss Mezzano. Quindi prima di eleggere la vincitrice facciamo un applauso per le ragazze che questa sera si sono messe in gioco per l'ultima volta e a cui dico che anche se Miss Italia finisce la loro vita va avanti, chiaramente con un bellissimo ricordo, ci auguriamo. Miss Italia è un gioco e così deve essere vissuta. Loro sono state tutte bravissime, sono arrivate con la loro valigiotta carica di sogni e con la loro valigiotta, con i sogni realizzati, se ne vanno. Quindi questa è la cosa fondamentale e auguro loro ogni bene e buona vita a tutte, perché se lo meritano al 100%. Quindi grazie ragazze. Ci siamo. Quindi vince il titolo di Miss Mezzano la numero 13, Nicole Marchi. Nicole Marchi, 24 anni, arriva da Roncone, è Miss Mezzano, viene incoronata dal presidente di giuria, consegnato il gioiello, primo di Nicole. Noi vi ringraziamo, la festa non finisce qui perché chiaramente siete invitati a rimanere con noi ancora per un pochino, se avete voglia di bere qualcosa. Invito invece tutti i giurati a salire sul palco per la foto di gruppo. Seguiteci sui nostri...